Fiumalbo si trova nell'alto appennino modenese e al confine con la Toscana, vicino alla Betone, insomma. 80 km a sud di Modena. È come la punta estrema meridionale della provincia di Modena. Situato in un'ampia conca, sorge la confluenza di due torrenti che poi appunto eh, delimitano il centro storico. Ecco, molto vicino a Fiumalbo c'è il Monte Cimone, a sud c'è il Passo della Betone, quindi confine con la, con la Toscana. Dal te, del territorio fanno parte diversi centri abitati, tra cui Dogana Nuova, Faidello, Rotari, San Michele. Ecco, per esempio di San Michele avevo, avevo messo una slide, la uh, slide della chiesa di San Michele Arcangelo, appunto. Uh, che è la chiesetta di questo centro abitato che comunque fa parte... Del comune di, di Fiumalbo. L'altezza sul livello del mare. Beh l'altezza sul livello del mare varia dagli 800 metri fino ai 2165 del monte Cimone, che è proprio sopra Fiumalbo. Ci sono, come potete vedere anche da questa fotografia, potete intuirlo, molti boschi con faggi, abeti, castagni, noccioli, aceri di monte, cerri, ontani, frassini. L'agricoltura è ora assai rara, oggi vivono più di turismo per esempio o di altre attività che non di agricoltura. Ecco qui potete vedere un'immagine panoramica di Fiumalbo dalla località Costolo. Il nome Fiumalbo deriva dal latino flumen più album, quindi fiume bianco. È molto più discutibile un altro tipo di etimologia, fiume di montagna per esempio, fiume in alpe. No, eh, se c'è la B, ecco, vuol dire probabilmente che il fiume si intende bianco per via della corrente piuttosto rapida, ecco, di questo fiume in alcune parti, tanto che eh, insomma, questa sorta di piccole rapide imbiancano il colore del fiume. Passiamo adesso a parlare della storia di Fiumalbo, centro molto antico, con quasi mille anni di storia scritta. Ma le sue origini più antiche risalgono veramente ancora tanto tanto indietro nei secoli. Infatti, dobbiamo parlare dei liguri, in particolar modo i liguri che si insediarono in questa zona del Frignano, infatti, detta adesso, perché erano i liguri Frignati. Nel secondo secolo a.C. giunsero qui, dalla pianura padana, si diressero in queste zone un po' di montagna e probabilmente furono loro a iniziare l'abitudine di inserire teste scolpite nelle, nei muri, nelle murature, nelle porte, diciamo così, ma soprattutto nelle pareti esterne eh, delle case. È una specie di ricordo di quando in generale le antiche popolazioni, pensiamo per esempio ai Celti, Usavano esporre sulle abitazioni le teste recise dei nemici, una usanza un pochettino macabra, che però aveva anche un valore apotropaico. Io, per esempio, ho invece una piccola casetta, appartamento volevo dire, di montagna in Val Camonica. Siamo andati spesso a visitare, per esempio, il parco, l'Archeopark, in cui c'è una sorta di ricostruzione di un villaggio dei Camuni Ecco, anche loro erano abituati a inserire sulla punta del tetto del loro, delle loro capanne delle teste con valore apotropaico, cioè che servivano per scacciare il male, per scacciare gli spiriti, i demoni, i spiriti maligni. Ecco, lì le troviamo soprattutto, diciamo, nell'architrave dei tetti, no? E invece qui troviamo queste Marcolfe, si chiamano così, proprio... Immurate, si può dire, sulle pareti delle case. Ecco, tra l'altro quando andate a visitare Fiumalbo potreste anche fare una specie di gioco, come quello che abbiamo fatto noi, io, con mia moglie e i miei consuoceri. Cioè il gioco viene vinto da chi riesce a trovare più marcolfe andando in giro per Fiumalbo, riesce a individuarle appunto nelle murature. Quindi l'origine, dicevamo, è piuttosto macabra, perché i certi decapitavano i nemici e ne appendevano la testa fuori dalle abitazioni. Col passare del tempo, la decapitazione si è trasformata nella scultura di teste. Oltre ad avere quel valore che abbiamo detto prima, insomma, di scacciare i demoni, potevano anche avere lo scopo di incutere timore, quindi allontanare i nemici, allontanare le streghe, allontanare gli untori. Ovviamente, però. Quelli che noi vediamo oggi non sono reperti di epoca celtica, dei Liguri, romana o precristiana, ma risalgono per lo più al Medioevo. Ma sono state anche scolpite tante marcolfe anche nel periodo successivo, continuando questa specie di tradizione del posto. In modenese si dice marcolfa, invece nel dialetto del posto di Fiumalbo si dice margolfa. L'etimo, più o meno, che potrebbe provenire dal germanico, potrebbe significare wolf, quindi lupo, Mark del confine, lupo che sorveglia il confine, il custode lupo custode dei confini. Lupo, per una faccia brutta, infatti, tante volte vengono proprio scolpiti come con sembianze quasi animalesche, eh, diciamo la verità. Certe volte, come questa Marcolfa potete vedere, è scolpita con sembianze per metà umane e per, e per metà animalesche o bestiali. Spesso sono con eh, tratti severi, minacciosi, appunto per cacciare i curiosi, occhi dilatati, denti in evidenza, ma altre invece appaiono decisamente più divertenti, sbeffeggianti. Parliamo adesso un po' della storia del Medioevo. Sappiamo infatti che questo nome, il nome di Fiumalbo, compare per la prima volta nei documenti nel 1038, laddove si dice che viene ceduta la rocca che si chiama Fiumalbo dal marchese Bonifacio di Canossa, che tra l'altro è il padre di Matilde di Canossa, al vescovo di Modena Viberto. Nel 1197, diciamo che l'influenza della città di Modena, del comune di, di Modena, giunse fino a qua, i Fiumalbesi, scusate, Volevo dire i Fiumalbini, si dice Fiumalbini e eh, non Fiumalbesi come ho detto prima io. I Fiumalbini giurano fedeltà al comune di Modena sin dal XII secolo. Il Fiumalbo era anche territorio di una nobile famiglia, la famiglia dei Bondi Santi. Per noi è abbastanza importante a questo proposito dire che Pietro Bondi Santi, il 6 maggio 1815, sposò una contessa ma sovvenzionò il seminario. Ecco, infatti a Fiumalbo c'era un seminario che solo pochi decenni fa è stato chiuso per mancanza di vocazioni, ma continua a essere anche un centro spirituale. Dal Medioevo in poi Fiumalbo è stato un centro spirituale religioso di meditazione, di ritiri spirituali, di convegni. Nel 1936 una parte del territorio del comune di Fiumalbo e una parte del territorio di Cutigliano sono passate a costituire il comune di Abetone. Fiumalbo fu all'inizio del Novecento una terra di emigranti. In un incidente minerario negli Stati Uniti, New Mexico, tra i centinaia insomma, di minatori morti, ce ne furono ben 17 provenienti da Fiumalbo. Adesso vorrei invece parlarvi della nostra visita. Il primo cartello che abbiamo visto ci ha molto colpito. No? Attenzione, a rallentare, in questo paese i bambini giocano ancora per la strada. Infatti si entra, si entra dentro questo borgo dove di macchine ce ne sono ben poco, poche e ce ne devono essere ben poche. Anche perché è tutto pieno di vicoli eh, molto suggestivi che più o meno sono rimasti come al tempo del Medioevo. E così c'è poco da fare, eh? non, non si può... Uh, bisogna parcheggiare, anzi, eh, non si può scorazzare con moto o automobili, anzi bisogna parcheggiare un pochettino più discosti dal centro del paese o da una parte dove abbiamo parcheggiato noi oppure dalla parte diciamo, della strada, uh, penso provinciale, oppure dalla parte del fiume, cioè più o meno sulle rive del fiume c'è un altro parcheggio. Qualcuno dice di <ride> premunirsi, insomma, di, di andare... A cercare questo parcheggio o in ore o in giornate un pochettino meno affollate effettivamente abbiamo visto che a fiumalbo c'era tanta gente ecco noterete in questo cartello anche indicazioni di sentieri come vi ho detto prima sopra fiumalbo c'è il monte cimone che si può raggiungere come dice questo cartello con quattro ore di camminata eh, ci sono tanti sentieri anche diciamo così Uh, posti raggiungibili un po' più in fretta. Sì, veramente, la nostra Italia è straordinaria e Fiumalbo veramente mi ha fatto innamorare, insomma, di queste sue caratteristiche. Come vi stavo dicendo prima, quindi, c'è stato un seminario arcivescovile, arcivescovo di Modena, che era sorto nel 1628 insieme al convento dei frati minori conventuali, per opera del Fiumalbino padre Marco Bonacchi, figura di teologo e predicatore. La primitiva chiesa aveva solo cinque altari, mentre l'edificio attuale, che risale alla seconda metà del Settecento, presenta diversi altari in stucco e pietra e numerose tele seicentesche di buona qualità. Ecco, questa chiesa del seminario si trova dall'altra parte del fiume. Ecco, qui la potete intravedere. Abbiamo dovuto appunto attraversare quel ponte per raggiungere la chiesa di questo seminario tra l'altro all'interno della chiesa c'è un po' attraverso diversi pannelli tutta quanta la storia di questo seminario che di, come vi stavo spiegando prima è stato dismesso da pochi decenni quindi c'è la chiesa e l'annesso seminario e infatti questa viene conosciuta come la chiesa del seminario anche se è la chiesa dei santi Donnino e Francesco fino al 1800 c'era un convento di frati minori fu poi la casa ducale d'Este che destinò questo luogo a seminario quindi dicevamo intorno al 1800 qualche decennio fa quindi finite le, le vocazioni la chiesa e seminario cioè meglio il seminario ha finito di, di, di svolgere il suo ruolo e la chiesa è stata restaurata e recentemente quindi nel 2018 è stata riaperta al pubblico perché potesse appunto il pubblico visitarla e anche vedere in questa chiesa un po' di storia di Fiumalbo. Qui potete vedere lo scorcio del fiume bianco, no? il Fiumalbo lo vedete qui sotto che passa a lato del paese. Parliamo adesso della chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, principale edificio di culto di Fiumalbo. Sorge sulla piazza. Costituisce nel suo insieme il fulcro urbanistico del centro storico. Questa chiesa è stata rimaneggiata più e più volte: nel senso che è stata costruita nel periodo del Medioevo, intorno al 1200-1220, poi è stata rifatta nel 1592. Ci sono opere di pittura in questa chiesa, altari di legno e il coro, arredi sacri, paramenti, argenterie. A noi interessa soprattutto parlare adesso un po' di delle tradizioni che sono collegate qui vedete invece la chiesa dalla, dal, dal retro insomma dove si trova l'abside no? sempre eh, fotografie dell'esterno della chiesa le tradizioni che sono collegate a questa chiesa ci sono due importanti confraternite a fiumalbo la confraternita dei bianchi e la confraternita dei rossi qui vedete i membri della confraternita dei bianchi che stanno preparando una cerimonia un rito Dovete sapere infatti, in modo particolare, che intorno a maggio, se non erro, eh, vengono spente tutte le luci elettriche della città di sera, di notte, e accese delle candele. E quindi il fiumalbo diventa qualcosa di estremamente suggestivo durante questa sera, questa notte, perché si vedono tutte queste luci di candele che illuminano il paese. Ci sono almeno altre due feste importanti anche a livello proprio pubblico, che sono una festa della, del Natale, quando Fiumalbo si trasforma in una specie di presepe, nel senso che oltre ad esserci, diciamo, tra la raffigurazione della famiglia, della sacra famiglia, Giuseppe, Maria e Gesù bambino, poi ci sono comunque tanti angoli della città che vengono adattati come fossero, appunto, avete in mente il presepe, no? Uh, luoghi in cui rivivono antiche tradizioni. Ovviamente non, posso, non si tratta di tradizioni eh, risalenti a duemila anni eh, diciamo, fa, ma sicuramente sono le antiche tradizioni del posto. Ci si veste e, e si addobba a questi angoli aperti alla gente perché la gente possa vederli, possa passare attraverso i vicoli e osservare tutte queste rappresentazioni, chiamiamole così, anche di come non so, si mangiava, uh, si preparava da mangiare e si viveva un po' di tempo fa a Fiumalbo. E poi c'è anche il, ecco, qui: potete vedere proprio il presepe vivente di Fiumalbo con la gente che eh, si veste come si, ci si vestiva un tempo e che si scalda, fa da mangiare esattamente come un tempo, ricostruzioni anche: addirittura qualcuno si veste da soldato romano. Quindi presepe vivente ce ne anche qui uno vicino a noi, bellissimo, a Gudo Gambaredo, vicino a Buccinasco, eh, dove io faccio il dirigente scolastico, e c'è anche questo, questo presepe vivente da vedere sicuramente a Fiumalbo a dicembre. Qui per esempio potete vedere i pulitori di castagne e così tante altre foto, qui per esempio tessitrici che si possono ammirare o anche quelli che preparano, vi dicevo, da mangiare, formaggio. E poi l'altra festa importante, interessante di Fiumalbo è quella del Carnevale, quando viene realizzata una fiaccolata appunto al Carnevale. Bene, è il momento adesso di parlare di altre chiese, una in modo particolare, che è l'Oratorio di San Rocco. Sorge alle porte del centro, quindi se vi aver visto quel cartello, vi ricordate, no? in questo paese ci sono i bambini che giocano, eccetera, Quasi subito dopo abbiamo visto questo oratorio di San Rocco. Il primo edificio risale addirittura al 1400, ma l'attuale è della prima metà del 500 ed è infatti a questo periodo che risalgono anche questi fantastici affreschi che sono del 1535 e li ha realizzati il pittore di Carpi, Saccaccino Saccaccini. Come vedete c'è un impatto coloristico, diciamo piuttosto importante, grande saturazione, insomma, in questi, nella scelta dei colori da parte di Saccaccino Saccaccini. C'è anche una serie di massime proverbi latini nella zoccolatura a finto marmo nella parete centrale. Per quanto riguarda invece le scene che sono state realizzate da, da questo artista, abbiamo la Vergine col bambino. Cinque Santi, Bartolomeo, Rocco, Maria Maddalena, Sebastiano e Giovanni Battista. La rappresentazione dell'ascensione a sinistra con la teoria degli Apostoli e a destra l'assunzione con altri Apostoli. Nella volta, qui lo potete intravedere in alto, al centro, il Padre Eterno e intorno otto sibille. Ecco, avete in mente per esempio la Cappella Sistina. Le sibille erano le profetesse antiche, diciamo pagane, ma che secondo la tradizione cristiana, avevano anche profetizzato l'arrivo della divinità, quindi per i cristiani ovviamente l'arrivo di Cristo. Qui abbiamo un'immagine dell'esterno dell'oratorio di San Rocco, molto suggestiva, perché come vedete è stata proiettata l'immagine della Madonna Aldobrandini di Raffaello sulla facciata di questo oratorio di San Rocco. Passiamo adesso a parlare della chiesa di Santa Caterina a fianco della cattedrale faceva parte del convento delle suore domenicane sorto nel 1579 la chiesa fu benedetta nel 1601 dal rettore ottavio lenzini che aveva ampliato anche la chiesa parrocchiale la chiesa di santa caterina è detta anche chiesa dei rossi perché sede fino a qualche tempo fa dell'omonima confraternita dei rossi oggi diciamo che è sconsacrata e ospita un museo di arte sacra. Concludiamo il nostro incontro su Fiumalbo parlando invece della Chiesa dei Bianchi, cioè della Confraternita dei Bianchi, che è dedicata all'Immacolata Concezione. Costruita nel 1516, è stata poi ristrutturata nell'Ottocento, però il portale reca la data, ormai anche un pochettino consumata, della vecchia fondazione risalente, come vi dicevo, al 1500.